siamo riuniti di nuovo insieme in questa sera, come ogni martedì e venerdì, sempre del continuo, uniti insieme, pronti ad ascoltare la parola di Dio. Sta per iniziare il culto di Radio Messaggio Cristiano, sulla nostra frequenza, sul nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook. Buon ascolto a tutti e buona visione. Alleluia, benedetto il tuo santissimo nome, Signore, alleluia. Ti rendiamo la lode, l'onore, la gloria, il ringraziamento e la benedizione del continuo, Signore, sia quando non ci troviamo in questo luogo, Signore, come ancora questa sera che siamo nella tua casa, nella nostra casa, questa casa, Signore, che ti sei scelta per, Signore, dimora del tuo nome, per ammaestrarci, Signore, non soltanto veramente noi, per ammaestrare noi, ma per ammaestrare il mondo intero. Allora, tu non hai preso mai, Signore, le cose grandi ed eccelse. Signore, hai preso sempre le cose piccole, le cose umili, alleluia, per svergognare le grandi, alleluia, ed i sapienti del mondo. Quindi, oh Signore, da questo piccolo luogo, da questo piccolo pulpito, che tu parli questa sera come ogni sera, Signore, che ci raduniamo, Signore, al nostro cuore e al cuore di tutti i tuoi figli sparsi nel mondo intero, affinché tutti vengano preparati per il regno dei cieli. Alleluia, gloria al tuo nome. Quindi, oh Signore, la nostra vita è nelle tue mani. Oh Signore, guidaci tutti, dal più piccolo al più grande, perché, Signore, anche i piccoli hanno la loro importanza, la loro parte, Signore, nel tuo campo, affinché, oh Signore, loro siano d'esempio a noi grandi, Signore, e ad altri loro coetanei. Gloria al tuo nome, quindi a te salga la loro lode, la nostra lode, che insieme agli angeli del cielo ti offriamo questa sera, nel nome di insieme a Gesù, con te benedetto in eterno. Alleluia, 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 amen, amen. Che bello, vedete che non bisogna essere ricchi per potersi acquistare il regno dei cieli, anzi
più povero si è e meglio è. Dici perché? Perché quelli che stanno molto bene, che sono più ricchi, hanno maggiore possibilità di strafare nella vita, di eccedere, no? Invece quel povero e signa cinta, come si suol dire, si deve accontentare del poco. Amen? Amen? E guardate che in questo istante il Signore mi ha dato una spiegazione bella. Gloria a Dio. Di una cosa. Perché così, giustamente parlando, ho detto chi ha poco. Vedete, il poco non è male. Dice no. No, il poco non è male. Il niente è male. Amen? Il niente è come il più, il di più. Perché chi non ha niente può essere tentato a rubare, no? Sono tutti due stessi, hanno lo stesso, è giusto, vero? Chi ha più, di più, pure lui è tentato a rubare. O no? È stata una battuta voluta. Non la capirò però tutti. Chi non ha niente, chi ha niente, può essere tentato a rubare. Invece quel ricco, chi ha molto, pure lui è tentato a rubare e ruba pure. Perché possibilmente chi non ha niente ha paura. Un ricco ruba senza avere paura. Pensa con quello che ha di corrompere quelli che lo fanno rubare. Amen? Allora vedete, il Signore proprio mi ha detto che sapete, dice, infatti il Signore non dà né il niente né il di più. Alleluia. Da il giusto. Quel giusto che noi tante volte chiamiamo poco, che poco non è. Perché il Signore non dà poco, dà il giusto. A noi sembra poco, perché abbiamo sempre, siamo come un cane, ve l'ho detto, no? Hai un cane? Che poi manca a farlo apposta, che c'è quella la gagnetta, io la chiamo sempre gagnetta, no? Che lui non la fa mangiare, no? Ed è bella, grossa, giusta, perché poi dice che non li si deve fare ingrassare troppo i cani, no? C'è lui che mangia quanto e non la fa mangiare, oh, si vedono l'ossa. Perché è vecchiotto ora. Alleluia. Amen. Quindi, vedete, noi non dobbiamo essere come quei cani che vogliono tutto per sé e non fare mangiare agli altri. Bisogna, invece, perché quelli sono gli animali che agiscono in quella maniera. Ma il Signore ci ha dato più degli animali. Ci ha dato l'intelligenza, la sapienza, le sue virtù. Amen. Che noi dobbiamo utilizzare appunto a fin di bene e non a fin di male. Amen? Perché poi c'è un detto che dice chi troppo vuole effettivamente nulla ottiene. Guardate che anche nel mondo, se ve ne accorgete, chi troppo vuole prima o poi, ve ne accorgete come ne vanno a finire? Ecco la giustizia di Dio. Sembra che Dio non intervenga, ma è come interviene, gloria al Signore, amen, gloria al Signore Gesù, alleluia. E si realizza sempre che non ho visto mai il giusto abbandonato nella sua progenie mendicare. Amen, alleluia, gloria a Gesù. Prenda in dono dell'acqua della vita.
così il povero diventa ricco, e il ricco, se vuole, se osserva la parola di Dio, diventa sempre più ricco, perché diventa ricco nelle cose materiali e nelle cose spirituali. Amen. Gloria a Gesù. Alleluia. Intanto vogliamo leggere nel capitolo 3 della Genesi. Alleluia. Ora il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto, e disse alla donna: «Ha Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino?» E la donna rispose al serpente: «Del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete». Allora il serpente disse alla donna: «Voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene ed il male». E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Non mi sento di continuare a leggere. Fermiamoci qui. Alleluia. Amen. Manca a farla apposta, figliole. Volete sapere più o meno quando Adamo ed Eva peccarono? In che periodo era? In questo periodo. Più o meno. Perché cucirono delle foglie di fico. Quindi le foglie di fico cominciano in questo periodo. Già, infatti, vedete, si vedono sia le gemme di foglie e anche i figucci piccolini. Perché io ho una pianticella, no? E già cominciano. Quindi, vedete, sia gloria. Ma guardate, gloria all'Altissimo. Come? Alleluia. Effettivamente tutto parte dalla primavera, se ci fate caso. La vita. Quindi quella vita che Dio aveva, perché vedete, quando Dio creò, la creazione che Dio fece, che poi creò Adamo ed Eva, guardate l'importanza in questo istante, e perché vorrei continuare a parlare, però il Signore, siccome mi dà da capire, allora mi fermo per capire pure il Signore e poi continuare il discorso. Alleluia. Ecco, vedete, questo periodo, il periodo primaverile, che viene, vedete, disprezzato. Alleluia. Che viene messo da parte e si pone maggiore enfasi, vedete, a dicembre con il Natale, quando c'è freddo e tutta la terra dorme, gennaio, con Capodanno, che c'è ancora la terra dorme, le piante dormono, e invece noi vediamo che, alleluia, bello sto cosa, sia glorificato. Vedete, fratelli, quanto è bello non prepararsi e fare le cose e lasciarsi guidare dal Signore. Ecco, chi canta ci stesso. Vedete, tutto deve essere fatto così spontaneamente, gloria a Dio. Questo vuole il Signore. Alleluia. Quindi quando Dio, mi ha dato da capire questo, che quando Adamo ed Eva peccarono, è stato nel periodo primaverile, ecco, diciamo, quando poi chiaramente l'albero del fico ha le foglie grandi, no? Alleluia. E il Signore, quello che mi ha dato da capire mentre io stavo parlando, appunto mi sono fermato un attimo, il Signore mi ha fatto capire questo,
che quando lui creò l'uomo, tu padre dei ricchi. Che bella gioia che il Signore c'è. Quando Dio disse creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, e Dio lo creò pure in questo periodo. Periodo primaverile, dove, perché il Signore lo mise nel giardino dell'Eden, no? E quindi quando la vegetazione, i fiori, la campagna emanava il suo profumo, così il Dio ha potuto far rallegrare il cuore di Adamo e di Eva, perché se li avesse creati d'inverno, con lo freddo, dice, ma Dio dove ci ha messi? In un mondo squallido, in un mondo vuoto. Invece il Signore, vedete, gloria a Dio, per fargli apprezzare ad Adamo ed Eva la vita, la creazione, l'ha fatto proprio in questo periodo. Insomma, è chiaro, non è che il Signore mi sta dicendo i primi della primavera, però voglio dire, quando praticamente la terra era a vedersi, diciamo, nella stagione ancora più bella, dove loro potessero, vedete, ammirare la bellezza del creato, gli alberi, i fiori, le piante, la frutta. Amen, gloria a Dio, alleluia, gloria all'Altissimo. E vedete, quindi questo periodo dovrebbe essere veramente, e se ve ne accorgete, la natura che si risveglia, non sentiamo anche noi come se si risvegliasse qualcosa dentro di noi. Amen, gloria a Dio. Uno sente, perché pure che sta male, però, ecco, sente dentro un qualcosa che si risveglia. Amen, gloria a Dio. Quindi il Signore, vedete, allora, quando addormentò Adamo, amen, al suo risveglio, alleluia, al suo risveglio, quindi vide questa sua compagna bellissima, alleluia, amen, e che sicuramente anche aveva, il Signore l'ha creata nel periodo primaverile. Inizia estate, primavera, estate, no? Quando appunto in modo tale che Adamo potesse ora gioire appieno con questa sua nuova compagna e con tutto ciò che li circondava ora, vedete, quindi alberi, fiori, nella piena vegetazione, gloria a Dio. E allora, dice, ma questo perché il Signore? Fratelli, io mai ci avevo pensato, sapete? Ma questo mi fa apprezzare ancora di più la sapienza di Dio. Vedete che Dio non fa le cose così, tanto per farle, dice, come vengono, o d'inverno, o d'estate. No, tutto quello che Dio fa, lo fa con una precisione per dare maggiore effetto a quello che Lui faceva e fa. Amen? Infatti, quando Lui creava le cose, cosa diceva? Dice, e Dio vide che questo era buono. Vedete, gloria a Dio, come il Signore ci tiene, e Dio vide che questo era buono. Ecco perché noi, fratelli, dobbiamo offrire a Dio in modo tale che Lui, nel vedere quello che noi facciamo, possa dire, ed io vedo e ho visto e continuo a vedere che ciò è buono, mi è gradito. Alleluia. Amen. E la cosa, vedete, più importante, attenzione, che come all'inizio il Signore mi ha fatto leggere, dice, ora il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto, e disse alla donna, ha Dio veramente detto non mangiate di tutti gli alberi del giardino? Guardate se non ero all'inizio, effettivamente, non all'inizio, periodo primaverile, inizio estate,
perché tutti gli alberi, vedete, già avevano, perché, fratelli, ora, perché poi la primavera, in base a come noi contiamo le stagioni, finisce il 20, mi pare, di giugno, e il 21 giugno inizia l'estate. Amen? E se ci fate caso, ecco, in quel periodo, alleluia, vedete, perché tutti i frutti, quindi il giardino, vedete, era pieno di alberi da frutta, e quindi il serpente ne approfittò dicendo, perché, guardate, e il Signore pure, perché punì Adamo ed Eva, perché dice, guarda, con tutti i frutti che c'erano, proprio quello tu dovevi mangiare. Dice, se non c'era altra frutta, se non c'era altra frutta, dice, va bene. Però, vedete, allora, ma il serpente dice, Dio ha detto, non mangiate tutti gli alberi del giardino. Alleluia. E la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate. Alleluia. E sapete la cosa importante qual è? Ecco che noi non dobbiamo sottovalutare, dobbiamo stare attenti, perché se vi accorgete, Mosè scrisse che il serpente era il più astuto fra tutti gli animali. Quindi, e non dice era il più intelligente, ma il più astuto. Astuti non vuol dire essere intelligente, anzi diabolici. Noi non dobbiamo agire nel mondo, nella vita, con astuzia, ma noi dobbiamo agire con onestà, con lealtà, con mansuetudine, con riverenza, con rispetto nei confronti di Dio. Amen? Perché vedete, l'avversario sceglie sempre i suoi elementi, che si prestano meglio degli altri in base a quello che lui vuole fare. Quindi, se noi vogliamo fare i furbi, gli astuti, ci siamo, noi saremo non usati da Dio, ma usati dell'avversario, perché il Signore non ha mai scelto gli astuti. Il diavolo sceglie gli astuti, i furbi. Astuti sono quelli che studiano tutte cose, no? Alleluia. E vedete, tante volte l'abbiamo letto, non in questi ultimi giorni, ma anche nel passato, il serpente, dice, ora il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi. Guardate, il più astuto. Non dice neanche tra gli astuti. Il più astuto, perché c'erano astuti e astuti, no? Però il diavolo ha scelto il più astuto. Alleluia. Amen. E come il Signore mi ha fatto dire, quando è stato tempo fa, non molto tempo fa, che sicuramente il diavolo gli disse al serpente, gli promise al serpente di farlo diventare, amen, superiore a tutti gli altri animali, e addirittura di renderlo anche uguale all'uomo stesso. Perché gli animali, vedete, riconoscevano l'autorità dell'uomo, perché Dio li aveva creati con questo, diciamo, principio. Ecco, tu dominerai sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sugli animali della terra, non all'uomo, è vero? Quindi l'animale, il serpente astuto, sicuramente l'avversario
gli avrà detto: guarda, se tu riesci a conquistare Eva, tu diventerai simile all'uomo. Alleluia. All'uomo gli disse: tu diventerai simile a Dio. Vedete? Gloria all'Altissimo. Perché, come si dice, noi usiamo questo termine, niente per niente, nuddu fa niente, nessuno fa niente, è vero? Quindi, anche se il serpente era il più astuto, però doveva avere una sua convenienza, perché altrimenti non l'avrebbe fatto. È giusto? Eva perché mangiò eppure Adamo? Perché ha avuto la sua convenienza. Vede, perché subito il diavolo gli presentò la parte, diciamo, migliore, addirittura uguale a quella di Dio. Non è che il diavolo si servì del serpente per dirle a Eva: sarete uguale, simile a Dio. Non è che disse: no, sai, ha un bel gusto. Ma anche se le avesse detto: ha un bel gusto quell'albero, è sempre qualcosa che, diciamo, alla persona conviene, o no? Niente per niente, niente, niente per niente, nessuno fa niente, è giusto? Alleluia. Quindi, e allora, e se ci fate caso, se ci fate caso, anche con Giuda, che il diavolo, perché ci dice la scrittura che il diavolo entrò in Giuda. Amen? Perché entrò in Giuda? Perché Giuda, vedete, era anche lui il più astuto degli apostoli. Amen? Era il più astuto e, vedete, anche lui aveva avuto, per tradire Gesù, la sua parte di convenienza. Infatti, gli ha chiesto del denaro, dice: quanto mi date? Dice: affinché io vi dia nelle mani. Amen, gloria a Dio. Vedete che l'avversario usa questi sistemi. Perché se non usasse questi sistemi, allora difficilmente otterrebbe quello che lui vuole ottenere. Amen. E intanto lui si fa, come per dire, un giro, no? Vede tra gli uomini quelli che sono più adatti, amen, e sceglie quelli che sono più adatti, i più astuti, quelli che desiderano di essere sempre migliori degli altri o elevarsi sempre più in alto. L'ambizione. Amen? Guardate che ammaestramento profondo che il Signore ci sta dando, gloria a Dio. Ecco, chi, tanto è vero, guardate, chi ha Gesù stesso, se ci fate caso, l'avversario che cosa gli ha detto? Se ti prostri e mi adori, io ti darò tutta la gloria del mondo. Quindi stava a significare: io ti farò padrone e signore del mondo. Vedete come lui sempre usa le persone, offrendole alle persone sempre le cose che loro possono desiderare. È quel che non desidera la gloria, tutta la gloria del mondo, quasi tutti. Invece Gesù la gloria del mondo non gli interessava, e meno male. Dice, sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo offri il tuo culto, la tua adorazione. Alleluia. Amen. Quindi, fratelli, attenzione. Ecco, perché l'avversario, essendo spirito, facilmente raggiunge la nostra mente. Amen. Guardate quello che il Signore mi sta dando da capire.
L'avversario non ha bisogno di farci sentire la sua voce, perché lui, essendo spirito, le sue particelle spirituali, quando lui vuole conquistare la mente, il cuore di un uomo o di una donna, come nel caso di Eva, alleluia, amen, lui usa le sue particelle spirituali per raggiungere la mente. E allora subito uno cosa dice: ma guarda che bella idea che mi venne, se io voglio ottenere questa cosa posso fare questo, questo e quest'altro. Ma è stato il Signore che te l'ha messa in mente, o è stato l'avversario? Amen, alleluia. Guarda, fratello e sorella, e va da Nonuzzo, che il Signore non ci suggerisce mai delle cose per farci inorgoglire o farci ottenere quelle cose che Dio non ci ha mai dato e non ci darà. Alleluia. Amen. Perché tanto ma se mi viene un pensiero, il Signore me lo manavo, no? Il Signore te lo manavo fu l'avversario, che con il suo spirito, con le sue particelle spirituali, ha raggiunto la tua mente. E poiché, vedete, nell'essere umano c'è sempre il desiderio, l'ambizione di essere superiore agli altri. Amen? Signore però, mi deve... Attenzione. Quindi questa sera il Signore ci sta avvertendo. Vedeteci che l'avversario è sempre lo stesso. Alleluia. Perché, fratelli, la falsa dottrina si è diffusa e si sta diffondendo nel mondo intero. Perché? Perché, vedete, la falsa dottrina ama i posti sempre più alti nella società. E infatti noi vediamo gli elementi della falsa dottrina che sono sempre, fateci caso, nei posti elevati. Alleluia. Se ti prostri e mi adori, se quindi dice stai, l'avversario dice se uno sta al suo servizio, l'avversario li farà prosperare materialmente parlando. Amen, gloria a Dio. E quale cosa più bella c'è per l'uomo ottenere quello che desidera? Forse il Signore ci ha promesso gloria qui sulla terra? No. Quando ha insegnato il Padre nostro, lui ha insegnato dicendo: dacci oggi il pane quotidiano di ogni giorno. Alleluia. Ricchezze, onori, il Signore non le ha promesse mai a nessuno. Quindi, fratelli, se si presentano, anche se si dovesse presentare, per dire, è un esempio, il Presidente della Repubblica, per dire: guarda, se tu fai questo, questo e quest'altro, io ti eleverò in alto, ti darò un posto eccellente, alleluia, tra i più grandi della terra. Fratelli, il Signore ci ha dato questi insegnamenti, ci ha fatto queste promesse. Vedete come noi, il Signore che ci ha dato la sapienza, l'intelligenza, vedete come noi riusciamo a capire le cose che vengono da Dio e le cose che vengono da parte dell'avversario. Alleluia. Amen, gloria all'Altissimo. Alleluia. Quindi, vedete, tutto quello che noi facciamo lo dobbiamo fare in una maniera spontanea, sincera, leale, onesta, senza ambizione alcuna. Alleluia. Vedete che tutti quelli che sono stati ambiziosi nel campo di Dio non hanno avuto nessun successo mai. Alleluia. Perché il Signore li ha sempre bloccati. Alleluia. Ora, vedete, il Signore questa sera per dirci queste cose, ciò significa che nell'aria c'è qualcosa che potrebbe indurre il credente,
che magari si vede fare delle proposte che piacciono e che il Signore non ha fatto mai, e ci mette un guardia. Dice: fai attenzione, valuta, fai attenzione. Perché vedete, se noi lo facciamo con umiltà, perché dice, dice lo faccio, però no, per farmi vedere, ecco, che io sono salito così in alto, improvvisamente, oppure gradatamente. Amen? Allora, vedete, in poche parole, noi non ci dobbiamo insuperbire mai e non dobbiamo aspirare a cosa alcuna per metterci in mostra, amen, per diventare magari simili a quelli che stanno più in alto di noi. Ah no? Io faccio questo perché voglio diventare pure io come quell'alta autorità. E allora, figli centro, tu per dire sto scecco con tutti i corrotti. Alleluia, amen. Perché se le cose vengono e le dà il Signore, e vedete, quando le cose vengono da parte del Signore, vengono improvvisamente e le cose non ci fanno insuperbire. Fratelli, come voglio portare questo esempio, e ve lo dico perché se io mentissi, il Signore dice: sei un falso. Vedete, quello che io sto facendo e chiedo al Signore sempre di fare, ve lo dico in verità, non lo faccio per essere ammirato, per dire: oh, fratello De Luca è tizio, fa che sto facendo, nella maniera più assoluta. Io vi dico una cosa, anzi mi pare che se è stato oggi, perché ogni tanto, sapete, io, mi vengono pensieri, io chiedo al Signore, ma sapete, uno cerca di parlare con il Signore, no? E dice: Signore, anche se tu dovessi, guardate, non è manca a farla apposta, gloria a Dio, ora come sta giovinendo, in questo istante mi ricordai. Anche, ecco, guardate, se il Signore mi dovesse dire, sai, io ti voglio fare, più, se tu mi servi come si deve, seguitelo attentamente, se tu mi servi come si deve, io ti farò più grande di Abramo, ti farò più grande di Noè, prima di, ti farò più grande di Mosè. Fratelli, a quella voce sapete come risponderei io? Grazie Signore, no? Ti sgridi l'Eterno! Ti sgridi l'Eterno! Io non voglio essere più grande di nessuno! Io voglio essere quello che sono! Alleluia a Dio! Che voglio fare soltanto la mia parte! Alleluia! Io non gli ho chiesto mai al Signore: Signore, sai, fammi sedere a destra o a sinistra del tuo, per carità, Signore! Io, Signore, l'importante è che tu mi tenga al tuo servizio e me basta! Amen, gloria a Dio! Vedete? Gloria all'Altissimo! Quindi, attenzione, che effettivamente, come noi abbiamo visto, qualcuno che quando sono venuti alcuni qui, sono venuti con l'intenzione di diventare qualcuno addirittura. Vedete, fratelli, che fine hanno fatto? Siete d'accordo che fine hanno fatto? Come l'ultimo, io sono venuto perché devo riavere la cosa che avevo una volta, e canta. Vedete che c'è l'ambizione, alleluia, nel campo di, fratelli, e questo non è, non deve essere soltanto nel campo di Dio, questo deve essere anche nella vita nostra di ogni giorno. Se il Signore ci dà, amen, e Signore dammi sapienza che io sappia stare al mio proprio posto, senza insuperbirmi, senza inorgoglirmi, senza pensare così quando ne esci fuori, no? Tutti mi vadano, ah, oh sì, tutto seguito. No, fratelli, alleluia. C'era, guardate, mia mamma mi raccontava da bambino
una storiella, che c'era una ragazza, no? Che aveva, sapete, una confezione di ricotta. La sapete questa? No, non la sapete. Se qualcuno la sa e io mi sfugge qualche particolare. Allora, sapete, una volta le donne non è che portavano le cose solo nelle mani, ma portavano le cose anche sulla testa, no? Si facevano una specie di treccia, di stoffa, no? Se la mettevano sulla testa e la stoffa, oh, c'erano certe donne che camminavano con la brocca d'acqua, mi sa zitta, e voi si potevano, ma come non ci date la brocca, lo bummolo? Camminavano, fratelli, pare che avevano, un cuddato con cerveggio, no? In verità ve lo dico, la legna, tante cose, la portavano sul capo, no? E portavano chi mani e su la testa e camminavano, no? Allora, quindi era in uso fare queste cose. E sta ragazza, no? Aveva sta cosa di ricotta che dice, ora vado al mercato. Quindi se l'ha messa sulla testa, no? Sulla testa, dice, ora dice, vado al mercato. Me la vendo con i soldi che ricavo, mi compro un bel vestito. Dice questo, no, un bel vestito per modo di dire, no, mi compro un vestito. Con questo vestito, dice, poi io mi presento perché essendo vestita non campagnola, essendo vestita ora tipo cittadino, no? Dice, mi presento, dice, da uno studio di medico, no? E quindi mi vede, dice, questo da buona, io faccio l'infermiera, insomma, come si dice, l'aiutante, no? E dice, così poi lui mi dà lo stipendio, io con quello stipendio che cosa faccio? Vado a scuola, divento intelligente, sapiente, e mi dice, quindi, e già cambia tutto, perché poi, no, pigliano soldi, chiama soldi, quindi, dice, poi che cosa faccio? Dice, divento professoressa, maestra, danno i professoressa non c'ero, divento maestra, no? Vedendo, ma allora io come maestra, allora tutti sanno che sono una maestra, quindi tutti mi salutano. Dice, allora io cammino, sai, a testa alta, nel paese, nella città, no? Dei tempi. E sapete che nei paesi c'erano pure i castelli di conte, no? No, c'erano i conti. No, un castello, no? Allora dice, allora, il figlio del conte che nasce du castello, dice, e mi vede nel paese che sono vestita bene, che so parlare, che sogno maestra, dice, che cosa fa? Che bella ragazza! Dirà, che bella ragazza, mi vuoi sposare? E allora io mi sposerò con il figlio del conte, no? E diventerò una contessa, no? Quando diventerò una contessa, allora io tutto con abbraccio del conte, cammino con lui, tutto bello, in tuo paese, nel paese tutti mi vedono, no? Tutti mi vedono, dice, saluteranno il conte e saluteranno me che sono la contessa e si inchineranno, dice, e mi diranno, signora contessa, no? Signora contessa, lo seguiamo! E quindi si è inchinata. Nell'inchinarsi pigliava la fascetta del ragotto e ci cadeva in terra. Vabbè.
Siamo a faccenda delle cotte in dialetto, no? Non so, in questo momento non mi viene come in quella forma lì, quel cestino, no? Un cestino di uno mette una cotte, no? E siccome lui aveva la testa, no? Dice, tutte si inchineranno, mi faranno l'inchino. Signora contessa! E come ho fatto così? Scusate che aveva sulla testa la cotte che se la dovevo vendere, dovevo fare cose. Ci arrivo a terra e lei è sfumato. Tutta quella gloria, le è sfumata tutta quella gloria, quell'ambizione che aveva. Vedete? Ecco, così, morale della favola. Fratelli, se il Signore dà, amen. Ma se non dà, non cerchiamo le cose che stanno più in alto di noi, perché quelle cose, il Dio le ha serbate per noi, se lo meritiamo, con l'umiltà però. L'obbedienza e mansuetudine, otterremo quelle cose in cielo per tutta l'eternità. E Dio ci benedica.
Amen, Signore, alleluia, alleluia, amen. Dacci di saperti onorare, servire, amare qui, Signore, sulla terra, alleluia, senza, Signore, ambizione alcuna. Signore, così nella semplicità. Signore, tu che potevi nascere veramente in una reggia, sei nato, Signore, in una stalla, alleluia, posta in una mangiatoia. Alleluia, chi siamo noi, oh Signore, da mirare sempre, Signore, ai posti più alti. Alleluia, gloria al tuo nome. Se non lo hai fatto tu, perché lo dovremmo fare noi? Alleluia, quindi, oh Signore, fai che possiamo essere contenti di quello che abbiamo, Signore, e in quello che riceviamo, ditti sempre grazie, sia a te, Padre, a Gesù e allo Spirito Santo, qui in terra e lassù nel cielo, per tutta l'eternità. Amen, amen, amen. Il Dio sia lodato. Ed è giunto al termine il culto, e come vi ricordo sempre, non solo il martedì e il venerdì il Signore ci parla attraverso questi culti, ma la domenica mattina attraverso la diretta del fratello Nino, che va in onda sempre sulla nostra frequenza radio, sul nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook, dove vi trovate in questo momento, ogni domenica mattina, dicevo, alle 10:15, la diretta del fratello Nino. Per maggiori informazioni chiamateci a questo numero 349 64 11 232. Ripeto, 349 64 11 232, oppure scrivete a pastore@rmcr.it. Seguiteci su YouTube e Facebook. Adesso invece sulla nostra frequenza radio, Radio Messaggio Cristiano vi saluterà con l'ultima trasmissione di oggi, e il fratello Nino invece sulla pagina Facebook col versetto del calendario, come ogni sera. Pace a tutti e alla prossima trasmissione del culto.